Orlando Futsal, buonasera e benvenuti al Pala Bianchini. Ultima giornata del campionato di Serie 1 di calcio a 5, di fronte l'Axet Group Latina e il Monte Silvano. Vincere e sperare, questa è la missione della formazione nerazzurra. Primo pallone giocato a Latina, semaforo verde su Axet Group Latina, Monte Silvano. Ancora Burato, sempre Oliveira, poi Bordignon con il sinistro. Caio, Corso, il taglio di Caio solo davanti ad Alcin, errore di Caio, poi con il destro, pallone che termina sul fondo. Prima grande shots per l'Axet Group, pallone scaricato sui piedi di Ozian. Attenzione Aldo Oliveira che si accentra e va con il destro, il pallone che termina largo, occasione Montesilvano. Oliveira per Ferreira, fermato, contropiede nerazzurro con Avellino. Avellino va da solo per Rosati e il pallone che termina in rete, il gol di Rosati che porta avanti l'Axet Group Latina. C'è stata anche una deviazione, si fa festa al Pala Bianchini per il vantaggio dei nerazzurri. Attenzione alla conclusione da parte di Oliveira, la gran parata di Landucci che se ne va alla sinistra, ferma tutto molto bene Corso, contro ripartenza di Latina con Corso che trova la parata di Dalcin. Parte il numero 11, va Oliveira con il destro, la parata di Landucci, mette il calcio d'angolo, angolo per Montesilvano con Bordignon che si coordina, indossa il mantello Landucci e vola a mettere in calcio d'angolo. Sceglie la soluzione Corso, sempre Avellino, prova a scappare via, se ne va, allunga il passo Avellino, fa con il destro la fiammata di Avellino, il diagonale che esce di poco. Ancora Avellino, cerca lo spazio per calciare, la gran parata da parte di Dalcin che mette in fallo laterale. Ora Oliveira, quindi Corso defilato da destra, si accetta, attenzione, lo spazio per Terenzi per calciare con il sinistro, Dalcin ci arriva, gli scappa poi il pallone largo da Bordignone, prova a prendere il tempo a Rosati, si accentra Bordignone, va con il destro, Landucci ci mette il piede, pallone messo al centro, la gran parata di stilto di Landucci sul colpo di testa, botta sicura di Oliveira. Ancora Oliveira, pallone per Bordignone, ci mette una pezza anche stavolta Landucci. Bordignone, attenzione a Corso, intercetta il pallone, la conclusione, ancora Corso con il destro e il palo, doppia chance per Corso. Attenzione a Ferreira che se ne va, il pallonetto Landucci, Caio, attenzione Bordignone, c'è il pareggio, la fiammata di Bordignone, l'erroraccio da parte della difesa nerazzurra e il gol del pari. Occhio a Tosta, se ne va da destra, va la conclusione, il diagonale vincente di Tosta che trova l'angolo giusto e nel giro di 30 secondi cambia completamente la situazione. Montesilvano avanti 2-1 al Pala Bianchini. Quindi Bordignon cambia lato, sbaglia, Corso intercetta, 3-3, se ne va, Corso può andare con il sinistro, Corso la conclusione, il pareggio dell'Axet Group con Corso che ridà vita alle speranze playoff dei nerazzurri, 2-2. Poi Ozian, la finta, torna sul sinistro, Ozian apre il sinistro, c'è il nuovo vantaggio il Montesilvano, stavolta Landucci è stato beffato. Pronto Avellino, va con il destro, ci arriva Dalcin e mette il calcio d'angolo. Terra, non c'è fallo, se ne va Terenzi, palla al piede, contropiede nell'azzurro con Rosati, la chance per Rosati che trova la risposta di piedi di Dalcin. Sulla linea laterale Avellino, Corso, zona tiro, c'è Terenzi libero con il destro, apre il piatto, pallone che termina sul fondo, c'è stato il tocco. Attenzione a Caio, zona tiro, Caio! Tre pari! Non sbaglia, sotto porta Caio! E rimette in corsa in Latina! Bordignon, pallone che passa per Ferreira, attenzione, il pallone messo al centro! L'erroraccio di Diego, trova Caio a sinistra, non c'è proprio spazio per concludere, attenzione, colpo di tacco! Di Bacoli! Che trova il miracolo di Dalcin! Indietro da Dalcin che va ad allontanare, finisce con un pareggio! 3-3 la stagione dell'Axet Group Latina che fino alla fine ha provato in qualche modo a vincere e a sperare nella grande rincorsa ai playoff. Si chiude con gli applausi del pubblico del Pala Bianchini. Da Davide Mancini, davvero tutto, arrivederci agli amici di Mondo Futsal.